forse. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Siamo tornati finalmente. Ciao, abbiamo ragazzi. Avuto qualche piccolo impegno. Scusate, quindi. Colpa mia, scusate. E niente, dai, facciamo qualche risata perché il periodo non è dei migliori proprio insomma, in linea generale, quindi sdrammatizziamo un pochettino quello che per quei pochi minuti, che 55 minuti poi, che staremo insieme, scherzi a parte. Abbiamo tenuto da parte le vostre domande che, alle quali non abbiamo ovviamente potuto rispondere, le abbiamo riprese per rispondere oggi, quindi se sei d'accordo Miki possiamo partire. Ok, vai pure. Tra l'altro, prima di partire con tutta la carrellata di domande, volevamo dirvi che noi sabato 19, siamo a Parma in fiera. Andiamo a fare un giro, Michele ed io, e quindi se siete in zona a Parma possiamo anche trovarci al Mercante in Fiera. Al Mercante in Fiera saremo lì tutto il giorno, dalla mattina, dalle 10 così. Sì, ci diamo alla macchia dalle nostre famiglie. Esatto. Ho già chiesto le autorizzazioni necessarie alla moglie, sai che ci vuole il nulla osta firmato. Giusto, è garantito. Altrimenti vai in deroga. Lì diventa difficile. E quindi niente, chi vorrà venire. Ci farebbe piacere insomma scambiare quattro chiacchiere proprio nel contesto principe dell'orologeria almeno italiana, ecco, quindi saremo lì. E peraltro il negozio quel sabato lì, il 19, sarà chiuso proprio perché non ho ancora la possibilità di essere in due posti nello stesso momento. Per adesso va bene così, più avanti. Sì, poi ci andremo a mangiare una pizzetta, dai, alla fine giornata. Sì. Bene ragazzi, allora, detto questo, vi ringrazio ancora per i commenti del mio video sulla presentazione del libro di Guido, di Franco e Guido Mondani, che vedete qui alle nostre spalle sul GMT Master. È stato una grande soddisfazione che ho condiviso con voi. Infatti avevo il pacco lì, volevo aprirlo, solo che non l'ho aperto perché avevo la fregola di aprirlo, però ho detto no, condividiamo questa cosa perché alla fine se ho avuto la possibilità di mettere... Il mio amico è famoso. No, cioè, vabbè, dai, ragazzi, a parte gli scherzi. Cioè... La prefazione di Guido Mondani sul libro che passerà alla storia. Vi dico una cosa, adesso non è per fare la barba a nessuno perché non sono il tipo, ma la prima volta che ho parlato al telefono con Guido Mondani non pensavo che fosse lui. Ve lo giuro, perché volevo acquistare uno dei volumi che poi ovviamente ho acquistato, e dall'altra parte il commerciale mi stava parlando. A un certo punto lui ha detto sì, sono io, Guido Mondani. Ma veramente? Ho detto sì. Ah, e quindi è una persona che, voglio dire, si mette anche in prima persona, scusate il gioco di parole, in prima persona. Per quanto riguarda, io lo pensavo negli alti livelli, nell'Olimpo, esatto, bravo. E invece è una persona, voglio dire, che in prima persona ci mette la faccia e suo operato parla chiaro. E anch'io quando ho comprato tutti i libri ho parlato direttamente con lui. Sì, sì, fa molto piacere questo. Quindi lo saluto, lo ringrazio, saluto anche Giorgia Mondani, sua figlia. E niente, quindi adesso possiamo continuare, iniziare con le domande. Allora saluto il nostro amico anche Alberto, che dal Canada ci scrive quali possono essere i migliori gadget per l'orologeria. Ce ne sono tanti di gadget, dipende se sono più quelli tecnici, perché per esempio ci sono i lanyard oppure i cappellini. Ne ho forse qualcuno da qualche parte che avevo portato, però alla fine cappellini, insomma, io non è che rilascio gadget, Miki, non so se tu ogni tanto... No, non, a parte la pochettina, quando facciamo la revisione rilascio la pochettina da trasporto in raso, così, giusto perché... Beh, certo che alcune boutique, ma quelle che portano già nomi importanti, ti danno l'ombrello, ti danno la penna... Ti danno, insomma, se prendi orologi importanti, stai tranquillo che Alberto, i gadget belli, che poi, tra virgolette, solo perché ci sono dei nomi sopra, qualcuno questi gadget li rivende. Sì. Un lanyard, che sarebbe il collarino, quello che si porta nelle aziende, può arrivare a costare anche quasi una cinquantina d'euro. A seconda del nome che c'è scritto sopra. A me negli anni ho avuto la fortuna di ritirare qualcosa a listino, mi hanno regalato il coltellino,
mi hanno regalato, cos'era l'ultima, il portachiavi, insomma, qualche cosina, Sì. Rolex me l'ha regalata, e se vado a vedere ce li ho tutti messi via, perché sono cosine che comunque mi piace tenere, non mi metterei a venderle, però No, no, certo, ma anche quelle io hanno la ne loro, vedo parecchie in vendita di queste, però vedi un collarino con su scritto un determinato nome, alla fine cioè, a me non sviluppa nulla, C'era se proprio devo Boucherer dire. che regalava i cucchiaini in alpaca, non in argento, così. E un nostro amico comune ce li aveva a casa, no? Ah, E ha capito. pensato bene di fare degli anelli con questi cucchiaini, Che hai in che ho in esposizione. esposizione. Li ho venduti quasi tutti, però sono belli perché c'è Rolex, Boucherer, magari dopo le faccio vedere uno grosso così, anello tipo da motociclista, no? Così. Ed è venuta una cosa simpatica, insomma. Vabbè, qui questo più o meno è il nostro pensiero. Poi ci sono quelli delle altre sfere che magari ti regalano la macchina del tempo, come stava dicendo Miki, Sì, stavamo fuori onda, stavamo parlando di queste. avevo Quelle sono ragione. cose già belle e utili. Macchina del tempo non è inutile come dispositivo. Quindi, beh, passiamo a Federico. Federico Pedate. Ciao Federico. Bel video, ho percepito la passione per l'aeronautica. Abbiamo molto in comune allora. Ottimo. Detto questo, mi piacerebbe sapere se hai mai visto dal vivo gli orologi Bremont. Ne ho posseduti ben 4. Dal Complimenti. Martin Becker fino al Bremont P51, con dei pezzi reali all'interno del dial e del rotore di carica del famoso aereo Mustang P51. Quello è stato un aereo iconico, quello è stato l'emblema, secondo me, dei velivoli da combattimento della Seconda Guerra Mondiale, anche il P51, lo Zero giapponese, che ricordo mi sembrava soffrisse un po' in accelerazione negativa lo Zero per via non so se era la distribuzione del combustibile. Comunque ci sono alcune cose. Adesso apro parentesi un po' sull'aeronautica. Ci sono alcuni velivoli che alle volte soffrono a seconda anche delle condizioni in cui si trovano, per le quali invece non sono costruiti. Ci sono velivoli, per esempio cacciabombardieri, che hanno delle pompe di pescaggio soltanto a basso livello, quindi per gravità, che non hanno le doppie pompe, per cui se volano, Al fanno un contrario. volo rovescio, non riescono più a pescare, nonostante comunque i serbatoi siano pressurizzati, quindi c'è un limite, una Di tempo limitazione in di cui puoi tempo stare per in volo volo rovescio. rovescio per mancanza del combustibile o altri aerei per mancanza di lubrificazioni su alcuni dispositivi interni. Quindi Storica scusa. è la scena di Top Gun dove Maverick è in volo rovescio con un MiG russo, peraltro, Sì, beh, no? ma lì in quel periodo lì i film andavano a go-go perché c'era Top Gun che metteva insieme un po' lo scenario della guerra fredda fra russi e americani. C'era Rocky 4, se non sbaglio, adesso non mi ricordo qual era, dove con Ivan Drago, anche Sì. lì Eh c'era già, la guerra Ronald fredda, Reagan, era molto sì, è entusiasta quando ho già, visto quel è film. vero, la guerra fredda era rappresentata in varie. Esatto, lì dovremmo aprire un video a parte per parlare di queste cose, però ho letto questo commento qua. E Vabbè, mi è co venuto in mente perché dicono che Bremont sia uno degli orologi preferiti di Tom di Cruise? Tom Ah, Cruise. ecco. Ma in effetti, concludo con la domanda, sicuramente poco conosciuti in Italia, appunto, ma ti assicuro che al di fuori sono abbastanza considerati. Sì, che è un'azienda anche, tra l'altro, anche relativamente recente, ma posso dirti una cosa, Federico? Io ho visto nella mia vita più Martin Becker che Bremont o Bremont come si chiamano. Ho visto più seggiolini iniettabili che quegli orologi. Detto questo, però, ho dato un'occhiata a questi orologi, ovviamente sul web, perché non posso inventarmi e non posso neanche dirvi bugie. Devo ammettere che ci sono dei particolari su questi orologi che non sono proprio di frequente visione, no? Fra gli orologi che anche Michele Sì, no, tratta in negozio, non ne ho eccetera. mai Cioè, avuti in sono vendita. particolari, orologi particolari con assemblaggi particolari in tre componenti strutturali. Sono
dove il componente interposto addirittura ho visto essere trattato superficialmente con una galvanica di tipo anodizzato, no? Simile per dire, ragazzi, per chi è appassionato di moto, la normaleria in Ergal, alluminio trattato Ergal, che può essere di diversi colori, quello può essere un trattamento superficiale come un'anodica. E in quel Bremont che ho visto, ricordo che questo elemento centrale della cassa era zigrinato e in anodica rossa, che riprende gli stessi raccordi di sgancio rapido della parte idraulica, se vogliamo dire, dei raccordi a baionetta, che collegano ad esempio motore ed impianto velivolo. Sono degli sganci a baionetta self-sealing coupling. Questi sono i raccordi come sono chiamati perché si autoinnestano, quindi sono anche di sgancio rapido. Quindi. E devo dire che apprezzo Bremont, lo chiamo così, perché questa volta veramente va a impersonare quello che è l'aeronautica applicata all'orologeria. Per queste cose mi piace. Poi ci sono dei movimenti che sono ovviamente conosciuti. Mi sembra che le forniture siano sellita, quindi o perlomeno in buona parte siano sellite, ma che è ormai extrarodato, non dobbiamo stare a parlare. Ma no, sellita per questo non. No, in quel caso non bisogna andare oltre perché alla fine sono orologi che sono riconosciuti, fanno il loro mestiere, ma questo è un plus per questi orologi, perché ci avviciniamo veramente a quello che sono dei particolari che troviamo veramente in aeronautica. Oltretutto, il P51 che diceva Federico, tra l'altro, cosa bella, Miki? Il P51 monta una sorta, mi pare sia un ETA 7750 un po' rivisto da Bremont, dove accalettata la sfera dei secondi c'è una sfera a forma di elica. Quindi Carino. gira l'elica Sì. e questa è una cosa bella di Certo, quell'orologio. Poi certo. è molto bello. Adesso, quindi io faccio i complimenti perché averne quattro vuol dire essere già amanti veramente di questi orologi. Questa è una delle tante Anche cose che perché il ha prezzo è un quell'orologio. prezzo medio, comunque non è, no, non Sì, costano poco, no, ma no, c'è no, no. della ricerca. Poi io, come dico sempre io, quando gli orologi hanno un'identità propria e riconoscibile, sono poi possono piacere soggettivamente o meno, però sono sempre comunque apprezzabili, no? Perché proprio perché non scimmiottano nient'altro. Ma seguono la loro strada. Il caso dei Bremont è azzeccato per questo tipo di esempio. Sì, quindi io li consiglio. Se volete veramente un orologio che sia molto vicino a quelli che sono i criteri anche aeronautici, Bremont, fa il caso vostro. Bene, passiamo a Raffaello Fossa che saluto. Ciao Raffaello, Ciao. bel video molto soggettivo e condivisibile. Raffaello fa sempre dei commenti molto specifici Lineari specifici, per sì. Ok. mestiere, per la persona che è, io lo conosco e quindi bisogna fare attenzione con Raffaello. Scherzo. Per quanto riguarda la valvola di scarico dell'elio, è inaccettabile la sua assenza in un sub professionale. Beh, su certi sub che hanno costruiti per un determinato impiego, sì, in effetti ha ragione. Infatti, l'infiltrazione dell'elio avviene in maniera pericolosa, non per la singola e temporanea discesa ad alta profondità, ma per la permanenza a tempi protratti in ambienti con sovrappressioni bariche, campane per sub, cassoni ad alta pressione, laboratori barici, ha ragione, eccetera. Una domanda: cosa significa quella scritta a pennarello nel fondello? Ciao e alla prossima. Raffaello si riferisce al mio orologio, il mio Seamaster. Allora, lì Raffaello c'è tradizione atavica degli orologiai tecnici di una Una volta firma di che una revisione. zazzan, Sì. incidevano con una Bruxelles oppure Infatti. Tu come la fai la con firmetta? una Un punta, eccetera, cacciavite, un sì. cacciavite, la propria firmetta, una sigla, alcune volte non ci capisco niente, però la fanno. Sì. Ma se allora, siccome io sono molto affezionato all'idea che l'orologio non va manomesso per nulla, approvo quando il tecnico fa
una marcatura con indelebile sottile, perché l'indelebile è riconosciuto a livello di specifica per la marcatura sul metallo, anche in aeronautica. Possibilmente poi in aeronautica ci sono dei componenti che si danno sopra l'indelebile Per per renderlo proteggerlo, ancora esatto, per più proteggerlo poi, definitivo, certo. esatto, Ok. proteggerlo da intemperie, Sì. casomai fosse esposto a quota per tensocorrosione, tutte queste cose varie, eccetera. Ma stiamo parlando di un orologio, quindi io apprezzo di più la marcatura con l'indelebile che segna l'intervento eseguito. Ovviamente, ragazzi, si parla di sillabe, si parla di una data molto Sigla, data o stringata, sì. codice di Stringata, riferimento. che una incisione, e qui dico che è un'incisione sul fondello. Ora, sono tantissimi gli orologi che hanno un'incisione sul fondello, e sicuramente anche voi avrete comprato un orologio del quale, magari di secondo polso, del quale negate che ci sia una incisione. Ma vi posso assicurare che per orologi Michi che hanno 30, 40, 60 anni, con Michi abbiamo visto orologi quasi di 100 anni, le incisioni ci sono sempre state nella storia, c'erano ancora Sì, prima negli orologi a pendolo, nel pendolo, sì, dietro i dove quadranti, sì, negli sì. orologi a pendolo, poi magari vi farò vedere un video, c'erano proprio le storie. Prendete il 700 inglese, c'erano prima le revisioni fatte dal padre, poi vedevate il nome, che ne so, James Junior, che era il figlio. E stiamo parlando 1860-1900, no, per dire, no? E quindi io non sono molto per le incisioni, sono più per riportare con un indelebile a punta fine E lì l'intervento. infatti viene fuori sempre la nostra discordia tra il moderno e il vintage, no? Perché io invece quella roba lì la adoro. Perché l'adoro? Perché la prima cosa che faccio quando sono sul banco e apro l'orologio è veramente gustarmi quelle incisioni, soprattutto se sono se è un orologio antico, no? Quindi vai a vedere, vai a cercare, vado a cercare sempre quella più vecchia, no? Per Sì. capire quando il primo orologiaio ci ha messo mano, e poi mi viene da fantasticare sulla vita dell'orologio, su quello che può Anche portarsi perché dietro, eccetera. approssimativamente, Michi, me lo dicevi tu quella volta là, potresti capire quando è stata fatta l'ultima, quando è stato fatto Sì, l'ultimo a intervento, volte questo possibilmente. serve anche per quello. E quindi mi dispiace perché so che Giuseppe ha ragione dal punto di vista proprio del non, insomma, Preservazione. dal punto di vista della preservazione completa non è il Sì, massimo. che è una preservazione, tra virgolette, di apparenza, Però mi perché. piace troppo pensare che fra, che ne so, fra 200 anni ci sarà un orologiaio sperando che le Sì. cose, che vedrà la mia incisione. Perché è vero, il Però, pennarello, Michi, non la la saprà so. mai chi è quella No. MC. Potrebbe essere Ma. Monica, Sì, non lo saprà mai. cavoli, Ma. no, per dire, non. Perché ti apre un mondo alla fantasia, no? La Sì. calligrafia che usa, il tratto è così. Il pennarello è un po' più distaccato, no? Come cosa? L'incisione proprio rimane lì. Sì. E a me piace, ragazzi. Quindi sappiate che se mi portate gli orologi a revisionare e lo faccio io, ve lo firmo piccolino, dietro il Sì, non si fondello. deve. Non deve. Minuscolo, si Che vede poi con in la alcuni non si lente. capisce proprio nulla. In alcuni non Sì, capisce. E sì, non sì. vedi neanche bene la data certe volte. Quindi, No, vabbè. anche perché per firmarli bene incidendo devi anche lì Anche imparare su questi la. libri, ragazzi, cioè orologi che arrivano, provengono dal collezionismo, sono incisi, quindi Sì. non è che è una No, blasfemia, non sono conta filosofie di niente neanche a pensiero. livello economico e così. Però anche l'incisione, no? È una cosa che va imparata perché se no viene male, quindi devi capire qual è la giusta pressione che devi dare, che non è tanta, è poca, perché si riga subito, quindi basta veramente pochissimo con un cacciavitino e lasci il tuo segno nella storia, per me è così. Andiamo con Michele Argentino.
Bel pezzo Giuseppe, le condizioni poi sono stupende, dai tuoi video si capisce i movimenti coassiali non ti vanno a genio. Potresti spiegarci perché, visto che sei un tecnico appassionato? Grazie e buon lavoro. Ma guarda, io certe volte cado sempre nell'inganno di parlare degli orologi criticandoli, pensando, mettendomi nei panni di chi ci mette le mani, perché alcune volte mi è capitato di mettere mani anche sui coassiali, per carità. E devo dirti che come il meccanico che lavora sui motori V6, V10, B-Turbo, immagino quei motori teutonici V10, Sì, 4002 B-Turbo, che non 4002, vi dico sì. da chi sono prodotti. Immagino che i meccanici quando lavorano su quei motori non è che non tribulano proprio. Ecco, i coassiali sono un po' così, si tribula un po' quando si mette, cioè più che tribulare bisogna fare molta attenzione, perché le lubrificazioni, l'ho già detto Sono in una completamente passata diverse. occasione, sono molto diverse, sono lubrificazioni punto punto, quindi non è che andiamo lì, cioè se ci fossero i bagni d'olio come vedo e ho visto in passato e anche Michele ha visto, quell'orologio si Non pianta cammina. subito, quell'orologio non finisce neanche la revisione, che ve lo dico io. E l'orologio è di nuovo da rilavare, Sì, da sì. riassemblare, facendo attenzione all'installazione, perché io vedo i ragazzi che vengono alla scuola orologiaia a Torino. Adesso poi sarò ancora più incisivo a scuola. Quando l'attività critica durante una manutenzione, è sempre l'installazione e la rimozione di un bilanciere. Ecco, sul coassiale bisogna fare 3 volte attenzione, Sì. perché ci sono Infatti, 3 levate di io credo che impegno, quindi. il tuo giudizio non sia proprio sull'orologio in se stesso, No, sulla infatti, affidabilità, esatto. ma è sul quanto ti fa tribolare per renderlo, per Esatto, revisionarlo e fare un sì. lavoro fatto Ecco, io cado delle come volte Dio in comanda. quell'inganno lì, Michi. Cioè, parlo di un orologio vedendolo da un altro aspetto. Se un altro orologio è una macchina da guerra, questo è un 2892 di Omega 1120 che non ha coassiale, quindi vai tranquillo con questo orologio. Sul coassiale bisogna fare un po' più attenzione. Poi lì ci sono 2 bariletti, trattati in DLC, per una migliore scorrevolezza, riduzione di attrito, 25.200 sono le alternanze orarie, ma ciò comunque non dà quella marcia in più. Parere mio, ragazzi, non mettetemi in croce, non dà quella marcia in più dal punto di vista dell'autonomia, riducendo la frequenza e con 2 bariletti, perché siamo sempre a 60 ore, più o meno circa, no? Quindi è per questo che semplicemente non. Sì. Poi vi devo dire una cosa, a me l'Omega Seamaster, il 300, l'ultimo che spero presto di recensire, piace un sacco. Sono andato a vederlo quando ho dovuto ordinare il Tudor, è perché era uno degli orologi che a me piaceva. Però già lì c'è un miglioramento, perché se c'è un bariletto soltanto, Omega ha migliorato anche poi in funzione di quello che è l'utilizzo di quell'orologio, nonostante l'8009 continui ad essere utilizzato, e l'abbiamo visto negli scorsi giorni che è uscito l'Omega Ultra Deep, che è il diretto competitor del Rolex Deep Sea. Sì. Due bei pezzi veramente da mettere a confronto, e quindi c'è parallelo un utilizzo continuo di quella configurazione. Diciamo, Giuse, che la revisione sul coassiale rientra nelle top 5 delle grandi rotture di balle di un orologiaio. Mettiamolo così. Dove al primo posto c'è il togliere le maglie ai bracciali, sappiatelo. È la cosa che l'orologiaio detesta di più perché sembra un lavoro veloce. Invece, a volte ci va un'ora per togliere le Sì, maglie ai alcune bracciali, ti fanno impazzire. tipo quel Tutti gli orologiai odiano rado togliere, stringere i radio in ceramica. ceramica. È stato un incubo. Il 24 di dicembre, me lo ricorderò sempre, è stato un incubo. Non poteva Quindi, sottrarlo al vezzo del suo padrone, però, perché. no, mio buon cliente, quindi l'ho fatto volentieri, però mamma mia, 3 quarti d'ora. Quindi sappiate questo, ragazzi, che quando andate da qualsiasi orologiaio a chiedergli, mi stringe il bracciale dell'orologio che ho comprato su Amazon, all'orologiaio gli girano le balle in una maniera che non potete immaginare. Poi c'è il coassiale e poi c'è Dubois de Prat, probabilmente. Sì, È questo vero? è un Eh cucchiaino d'acqua raccolto da una piscina, sì. cioè quelle cose che più o Sì, meno ci vengono in mente, così. però insomma, non è.
mettere le mani su un Quassialia non è come mettere le mani su un calibro tradizionale, sicuramente, ma non è neanche, voglio dire, revisionarlo nel Primero, ecco. No, certo. Allora, qui passiamo invece ad Angela Pirozzi, mi fa piacere che ci sia anche qualche donna che è collegata, che ci segue, perché questa è una passione che riguarda tutti quanti. Allora, eccola qui, scusate ma ho perso un attimino. Angela ci chiede: complimenti per questo tuo video, non vi conoscevo e casualmente mi sono imbattuto in questo video, ancora complimenti. Altresì vi invito a fornirmi una vostra opinione in merito agli orologi della Lokman, sia sul versante del movimento al quarzo che meccanico. Anticipatamente grazie ad Maiora. Ad Maiora sempre. Ad Maiora. Io per quello che ho come esperienza su Lokman quarzo posso dire che ho trovato nella mia esperienza orologi che montano dei calibri giapponesi, problemi zero, se non il fatto che erano degli orologi in lega di alluminio che le casse in alluminio a me, si ragazzi, consumano poi, sì, le casse in alluminio a me non piacciono, le ho viste anche in Bulgari e Michele ne aveva il diavolo, sì. E le casse in alluminio a me non piacciono, ma sto parlando di un orologio in particolare, quindi perché il trattamento poi va con il sudore, va ad escoriarsi, a perdersi e quindi poi la cassa assume quella una brutta, non so, una brutta forma, alla vista non è proprio gradevole, quindi ha montato forse anche ETA Lokman. Sì, ha montato anche ETA per i meccanici. Ma non ho molta esperienza su questi. Ricordo che sono degli orologi un po' particolari. Il Monte Cristo a me piace, per esempio. Mi piace molto il Monte Cristo. È un orologio che è gradevole da vedere, con delle linee molto. Poi c'è anche lo stealth, eccetera. Però una cosa che mi ricordo, per esempio, ci chiedevi sul quarzo. Una volta vidi un Lokman 3000 che praticamente ha un cinturino che è tutto integrato, interposto in mezzo alla cassa. Siccome sono dei cinturini che sono in plastici, col tempo poi si seccano. E cambiare il cinturino non dico che ti costa quanto un orologio nuovo, ma occhio e croce, siamo lì. Quindi sono delle cose che sì, premiano il design, però poi dall'aspetto funzionale nel tempo potrebbero dare anche qualche piccola... Non in soddisfazione, ma insomma qualche grattacapo. Ma sì, che poi si parla di un cinturino, però insomma costano, sì, no, anche, costicchiano anche. Andarlo a chiedere vuol dire poi aspettarlo qualche mese. È una sorpresa quando paghi un cinturino, però voglio dire, ci sono cinturini dei Panerai che sono in gomma che costano anche 350 euro. Tranquillamente. Non è quello, cioè. Quindi Angela, questo è il mio pensiero. Poi sono orologi che hanno un certo stile, che sono fatti all'Isola d'Elba. Spero di andare in aereo con un mio amico Pino a farci un bagno. Magari passiamo anche da Lokman. Allora, saluto Giovanni Bellesia. E questa è la prossima. Seiko e Submariner. Ha postato nel mio gruppo Facebook questa foto. Capisco e spero che molti dispiaccia se condivido sul tuo post quello che considero due pezzi da 90. 124-060 è stato un miracolo vista la penuria che c'è in giro. Il Seiko ha sostituito il Black Bay 58, che ancora mi piace, anche se ovviamente trovo il Seiko più interessante. Magari nel prossimo Q&A potrà darci il suo parere sui movimenti Seiko delle famiglie 6R e 8L. Beh, il 6R ne ho parlato, Giovanni. Grazie ad Alessio di Mister Electronic che mi prestò quell'orologio per mostrarlo, e devo dire che siamo un gradino sopra il 4R che montano i classici Seiko sulla fascia 400-500 euro circa, se non vado errato, quindi non si discosta molto dai canoni di un calibro classico costruito su grande scala per essere anche, tra virgolette, di facile approdo per tutti, orologi con i quali lavorare, iniziare anche, perché no, a collezionare. L'8L invece eredita anche una specifica superiore, perché si sta parlando di un calibro di derivazione,
Gran Seiko, che quindi ha 28.800 alternanze ora, che è una bella cosa. Tin, 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 a me piace un sacco. Il 4, il 4, il 4 Hz a me piacciono tantissimo. E vedere che c'è anche su Seiko una fascia che non dobbiamo andare a spendere per forza 7.000-10.000 euro per un Gran Seiko Certo. mi fa piacere. Abbiamo anche 50 ore di autonomia, che è una cosa sicuramente superiore alla classica 42, quarantina, sì. 41, 42 ore dei 4R. Quindi lì abbiamo anche una spirale, perché i nomi delle spirali ogni casa produttrice ha Sì, la propria, da, no? perché da L'Ivacon, un c'è poi il... marchio di fabbrica Sì, registrato, certo. qui in questo caso c'è la Spron, che è una lega che è composta da cobalto, nickel, che non sono rivoluzionare, perché queste leghe qui erano già, questi materiali erano già legati assieme per, ho fatto delle ricerche, erano già legati assieme per spirali all'inizio, in mezzo agli anni 30 più o meno, quindi però sono tutto sommato elementi stabili a detta di Seiko su questi orologi, che in termini poi di andamento di marcia, con la specifica, vanno a portare questi orologi dai meno 10 ai più 15, quindi non è che abbiamo dei margini proprio ristretti se volessimo paragonare un ETA 28-24 COSC, perché COSC si attiene al COSC, quindi Più 5 e abbiamo meno 5. no, No? meno 4 più 6. Ah, ok, Meno 4 perfetto. più 6. Ok. Poi perché lì ce ne sono tanti, cioè Rolex aveva 0 più 2, mi pare, 0 più 2, una cosa del genere. Quindi questo, Giovanni, è la mia idea. Poi sugli orologi nel quale sono installati questi calibri qui, beh, nulla da dire, sono dei Seiko, tra virgolette, i premium class. Dopodiché poi si va su Gran Seiko. Sono dei grandi, grandi sub, ovviamente, che iniziano ad avere anche dei prezzi che superano anche le 2000 euro, quindi prezzi importanti. Andiamo avanti. E passiamo a Federico. Quanto è bella questa domanda! Bellissima, veramente bella. Bel video, grazie per la risposta. Sempre molto interessante ascoltare. Per il prossimo video vi chiedo un pensiero tecnico e contestualmente una vostra preferenza su quale calibro scegliereste per accuratezza tecnica, precisione e dettagli fra calibro Jaeger LeCoultre. Hai visto? Perfetto. Pronuncia come è a Sì, posto? bisogna chiedere un francese però. Jaeger LeCoultre Comunque 89. si dice così, questa non ce l'ha contestata. Si dice Jager, si Vabbè, perché a me piace dice Iga, no? Visto? sì. Jaeger LeCoultre, mi piace. Jaeger LeCoultre. Sei scivola Jaeger LeCoultre proprio. 899 A1 Blancpain 1315 e P9010 di Panerai, grazie in anticipo. Un bel trittico. Un bel trittico. Allora, Jaeger LeCoultre è un gran calibro, un calibro basico, perdonatemi, fatemi spiegare. Basico cosa vuol dire? Che è un calibro che può essere paragonato agli altri che Federico mi ha menzionato, cioè il 1315, il 9010 di Panerai, che può essere considerato, e qua ci metto io il 3135, oggi 3235 di Rolex. Quindi troviamo una specifica molto simile in termini di componenti, però l'899 batte, mi pare, su 230 elementi, 28.800 alternanze ora, e ha un solo bariletto. Sì, però possiede anche degli elementi, per esempio delle sfere in ceramica all'interno del calibro per la massa oscillante. Il Blancpain 1315 è un Frédéric Piguet, non è una manifattura Blancpain, però a me Frédéric Piguet piace tantissimo, perché quando osservate un Frédéric Piguet lo notate subito che non sia per le mani un orologio, un calibro tradizionale. Dozzinale, sì. No, no, assolutamente. È una grande azienda che io stimo moltissimo, ho avuto modo di vedere, perché i calibri di Frédéric Piguet non montano solo su Blancpain, montano anche su Audemars Piguet. Audemars Piguet, sì. 21.600 alternanze ora per crono di offshore. Quindi sono, tolta la massa oscillante, che è molto semplice, calettata con una sola vite, il 1315.
Se aprite un automatico di un 1315, vi rendete già conto di un livello superiore. Io me ne sono accorto anche sulla serie dei calibri cronografici di Omega Speedmaster automatici, quelli che montano il 3303, 3313, sono dei Frederick Piguet, ma veramente orologi con attributi, ragazzi. E lo vedete anche, per esempio, sul blank pen. Togliendo anche il ponte ruotismi, queste ruote con doppie razze sono veramente spettacolari. Dei due, fra il Jaeger LeCoultre e il 1315, quale preferisco? Panerai. E poi Panerai, ma Panerai lo tenevo per Ah, da ultimo. parte, sì, beh, giusto perché per No, Panerai. no, Michi, ma semplicemente perché non c'è dubbio. Il Panerai arriva terzo in questo Ah, confronto. Sì, ok. no, no, no. Ora, un conto è avere la passione per il design, eccetera, ma quando devo riconoscere che i motori fatti da LeCoultre e anche Frédéric Piguet sono un'altra cosa. Il Panerai è un calibro, sembra veramente un sandwich, molto spesso, con due bariletti, relativamente semplice, perché si parla di grossi elementi strutturali assemblati con poche ruote. Poi ci sono anche lì delle belle complicazioni, hanno inserito l'azzeramento sulla Un'ottima messa efficienza anche, però sì, diciamo che quei due poi hanno proprio la caratteristica anche di fornire meccaniche a case altrettanto blasonate, e, insomma, sì, sono d'accordo anch'io Sì, su. no, no. Quindi penso forse potrei ammettere la superiorità forse delle LeCoultre, però attenzione perché la specifica del Frédéric Piguet, qui che stavo guardando di nuovo nella domanda, potrebbe essere anche superiore. 120 ore di carica. 120 ore di carica con tre bariletti. Mica pizza e fichi. Guarda, probabilmente la risposta sta nel mezzo, nel senso che Sì. Frédéric Piguet probabilmente è più performante dal punto di vista appunto perdonami la ripetizione, di performance. Probabilmente LeCoultre ha una marcia in più nei materiali, Sì. no? Così Sì, anche perché adesso ragazzi nell'assemblamento, non vorrei dire nella una cavolata, Michi, ma progettazione. la massa oscillante in oro. Può Quindi, darsi. Sì, se così fosse, questo andrebbe a migliorare anche la massa oscillante, l'orologio dal punto di vista della coppia durante la sua rotazione, favorendo anche l'efficienza dell'automatico. Boh, questo il 9010 invece è un calibro classico, solo tempo di Panerai di tra virgolette di manifattura e ovviamente per le dimensioni generose che ha è adatto agli orologi generosi che trovano luogo per questi calibri. Avendo parlato di LeCoultre, introduciamo un piccolo Oh, c'è un ospite ospite. oggi. Sì, Ah. sì, sì. Ah. Prego. Prego, prego, venga, venga. Ecco. Sì, ragazzi, oggi vi faccio Ragazzi. vedere. Beh, così parlando di LeCoultre, non c'entra col calibro di cui abbiamo fatto menzione poc'anzi, però questo è un classicissimo reverso classic, peraltro nuovo del 2022. E ve lo faccio vedere perché, cioè, insomma, le linee LeCoultre sono di un'eleganza e di una Bellissimo. perfezione che se, questo è nuovo, quindi questo è il grande classico della Maison. Tra Insomma, virgolette, le dimensioni sono anche sì, delle dimensioni giuste per tutti, per tutti, perché alcune volte possono sembrare un po' piccoli sì. il Senti il rumore della carica, senti che roba, Eh sì. è perfetto, cioè Sì. veramente Sentite è un proprio il cricco orologio, lavorare in maniera proprio ben è distinta. un orologio minimale che però, cioè, veramente ha una perfezione nel colpo Ma d'occhio difatti alla fine poi il pregio proprio è l'essenzialità esatto. di questi orologi che sono E le subito meccaniche riconosciuti. ricalcano questo tipo di design e ve lo contrappongo con un altro. Lo faccio vedere perché Ah, ok. mi interessa dare un po'
la contrapposizione tra i due, che sono due modelli analoghi, no? Cioè, quindi abbiamo le Da questa Cutro parte le cutre. e il Cartier basculante, che, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Sono due orologi similari nel design. Qui credo che Cartier abbia quantomeno preso spunto da Le Coutre, e insomma sono molto paragonabili. L'eleganza di Cartier è anche, insomma, Tra indiscutibile. virgolette, una linea molto pulita Sì, perché sì. sembrano dei correttori, invece sono delle viti laterali, quelle Ci sono delle viti laterali di Cartier. di Cartier, e il gioco della cassa in questo caso è così, e Eh sì. gira così, quindi fa questo tipo Esatto. di gioco qua. Sono due orologi analoghi, due fasce di mercato molto similari, che sostanzialmente, insomma, hanno veramente il loro. In questo momento che l'orologio di forma sta tornando di gran carriera, ha il suo mercato e la sua richiesta. Quindi, insomma, scegliere tra i due non è facile. Io non saprei dire, sinceramente, Sì, in effetti sì. quale Ma io preferisco. penso Le Coutre. A livello, sì, nel Per senso che me. come design e come eleganza li Come metto a bellezza, paragone. forse Cartier. Sì, Però. forse Cartier ha qualcosina in più, perché giustamente, avendo preso spunto, è riuscito forse a migliorare in qualche modo. Indubbiamente la meccanica non ha, insomma, Le Coutre ha pochi concorrenti, quindi questo sicuramente. Ok, Procediamo. passiamo alla prossima domanda. Cosa ne pensate dei Mule Glashütte? Allora, Mule Glashütte si colloca in quella fascia di mercato che a me piace, che è un po' scoperta, perché sono orologi che veramente con poco, relativamente poco, comprate degli orologi, tra virgolette, singolari, di upper class. Io ho dato un'occhiata al sito di Glashütte perché poi abbiamo Mule Glashütte, abbiamo parlato di Nomos Glashütte, abbiamo parlato di Glashütte, di Lange, sono tutti questi orologi tedeschi che mi viene veramente difficile dire sono degli orologi uguali agli altri. Se andiamo a vedere il Mule Glashütte, abbiamo per le mani degli orologi che sembrano veramente di fascia elevata, di fascia alta, anche perché ci sono degli accorgimenti che non è poi semplice e tra virgolette è frequente trovare in alcuni orologi da per esempio 2000 euro. A me piace molto, Aggrandata, sì, grandata, a me piace molto il Fasiluna perché quando ero piccolo il Fasiluna. Fasiluna a me su un orologio, non so, mi Sì, attraeva anche tantissimo a me. perché dava quell'informazione, quel dato che poi nel tempo sono cresciuto affezionandomi anche un po' alle parti tecniche, quindi la fruizione di tanti dati in un orologio, che era una cosa bella. Beh, qui sul Mule Glashütte, il Teutonia, è uno dei miei preferiti. Con 2000 euro circa portate a casa un orologio che monta anche qui un calibro però di fornitura, ma rivisto da Glashütte, un SV 280 con Fasiluna. Da una linea veramente pulita, sportiva ma elegante. Quindi un orologio che è adatto per tutti i giorni, come ho visto anche la linea di Mule Glashütte. Quindi sono orologi che io, per me, non so tu, Miki, se hai avuto l'occasione, Ne ho non sono avuti un molto paio, distribuiti. Ah, ne hai ne ho avuti? avuto un Ok. paio, sì, li ho venduti neanche con troppa difficoltà qualche tempo fa, non ultimamente. Ne ho avuto uno, quello che ricordo di più, appunto, con la grandata quadrante argentée, insomma, Sì. diametro importante, meccanica vista, e sì, sono d'accordo, sono orologi che su quella fascia di mercato lì hanno comunque una qualità
Notevole, cioè non notevole, stiamo parlando notevole. del classico, del solito Sì. orologio con il sellita dentro. Sì. Sì, ha anche il sellita, però qua ragazzi c'è qualcosa in più, e ripeto, in una fascia di mercato che è molto scoperta, a parer mio, da molti produttori, che è quella che stacca gli orologi dai 1500 andando a raccordarsi con gli orologi da 3500, 4000, giù di là. Ecco. Mule Grassroot sta un po' anche lì in mezzo, no? E quindi ha una buona offerta a livello di prodotti. Antonio Lo Iacono, allora, fa delle considerazioni sul Sea-Dweller 16600, bla 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 bla, non ne faccio un discorso, penso che l'apprezzamento economico di un dato modello rappresenti magari anche solo in parte un riconoscimento alla bellezza e alla riuscita di un dato orologio. Proprio per questo mi rattrista il poco riconoscimento e apprezzamento economico che il 16600 sta avendo. Secondo voi, quali sono le cause di questo mancato apprezzamento e soprattutto se prevedete nel futuro, anche nel medio e lungo termine, un apprezzamento giusto e riconoscimento di questo modello ancora poco apprezzato? Guarda, Antonio, quello del 16600 che è il Sea-Dweller, poi alla fine, è un fattor comune dei Sea-Dweller. Il Sì. No, Sea-Dweller era un orologio un po' sfigato. Eh sì, fatelo dire, da uno che ce l'ha. è tecnico e quindi È chiaramente tecnico. non è per È come tutti. la pubblicità della Martini, per pochi ma non per tutti. Ovviamente hai poi un Submariner, un 16610 del 90 che oggi ti costa 12.000 euro, no? Magari neanche in condizioni orologio intonso. Un 16600 non so quanto può viaggiare, è un orologio che deve avere, non ha proprio una manutenzione così ad occhi chiusi come può essere un Submariner, perché Quello sì, perché lo chiaramente. dicevamo qui in negozio ad un cliente di Michele che insomma è un 16600, anche sta valvola di sovrappressione lì automatica, questa tarata costa molla che ha una guarnizione, quindi se durante la revisione non si, questa guarnizione non si sostituisce i 1200 metri, com'è che si dice qua in Piemonte, arvezzi. Arvezze. Arvezzi. Quindi bisogna fare molta attenzione. C'è un foro che è così, un foro che presenta proprio in mezzo alla cartella della struttura. Quel foro lì accoglie questa valvola di sovrappressione che deve essere ovviamente manutenuta. Non è che facciamo la revisione al calibro e non cambiamo la valvola della sovrappressione, altrimenti che cosa abbiamo fatto la revisione? Ma non è questo il motivo per cui l'orologio costa, ha un apprezzamento inferiore Che rispetto poi agli altri. a livello di prezzo, cioè, ballano 1000-1500 Sì. euro tra i 16.6 e 10 full set, che oramai Però, ha superato i 12, e i esatto, 16.600 full set, che però siamo Michi, intorno ai paghi di 10 più un e mezzo. Sea-Dweller, paghi di più un Sea-Dweller, mercato oggi insegna anche i listini, paghi di più un Sea-Dweller rispetto a un Submariner, quando invece sul Indubbiamente, secondo polso, si aspetta che invertono. ti aggiusto, Ah, grazie. mentre sul secondo Si polso invertono le si cose. invertono le Sì, parti, sì, sì, sì. quindi il Submariner, che è l'orologio per tutti, tra virgolette, costa di più di un Sea-Dweller che Eh nuovo sì, costava di più. perché la casa madre ti fa pagare l'arricchimento tecnico, no? Sì, In più, esatto. mentre invece il secondo polso vive della legge di mercato, della domanda e dell'offerta. Quindi se c'è più domanda verso il 16.6 e 10, chiaramente 16.6 e 10 costerà di più rispetto al Sì, 16.600. sì. No. Però non è che proprio, cioè, è un orologio che, insomma, io tratto volentieri, compro, vendo, e ha dei prezzi che si attestano intorno agli 11.000 euro, full set, un po' tenuto bene, quindi, insomma, non male. No, no, assolutamente, è un orologio che poi un'altra caratteristica che magari il pubblico può vedere un po' con arricciando un po' il naso è lo spessore. Lo Sì. spessore. Nel mio Sea-Dweller si arriva a 15, 15,6, un Sea-Dweller moderno il mio, quindi quella può essere un'altra caratteristica che molti mi dicono, ma, ma che è spesso? Ma non è spesso, ma tu prendi un 77,50 che ce ne saranno di milioni in Sono giro. spessi così. È più spesso un 77,50, un 77,50 arriva a 14,90 mi pare, fra i più sottili, ma di tanto non è che si scende. Però ovviamente lì stai paragonando un orologio che ha delle capacità strutturali di un certo tipo e quindi io sono convinto di una cosa però, caro Antonio, che questa
che questa sua caratteristica, il SIDUEL, le sue caratteristiche, tra cui quella anche economica, non se le toglierà mai di dosso, quindi sarà sempre messo un po', tra virgolette, in disparte rispetto a orologi molto più apprezzati dal pubblico come il GMT, come il Submariner, come ovviamente il Daytona, però sempre lì per pochi ma non per tutti, ma non perché non piace, ma Perché costano troppo. perché appunto, quindi, ma va bene anche così, ci sta anche quello, altrimenti non andremo a ricercare noi stessi in un orologio. Bene, qui abbiamo Sauro, bravissimi, dispensate consigli e molto obiettivi, anche giusto cosa fare delle scelte oppure no. Con l'occasione vi chiedo un brevissimo parere sul calibro Zenith 670. Avrei trovato uno splendido esemplare di Zenith Elite Automatic 670 nuovo in negozio in venduto. Potrebbe essere una buona scelta, grazie mille per quello che dispensate. Ma il 670 è un bel calibretto perché è molto sottile, stiamo parlando di 3 mm.33, 3,3. Quindi, e se lo guardi sembra un piccolo El Sì, Primero. è il primero Sì, tolta la è un cronografia. Primero, tra virgolette, svestito, sì, della cronografia, che non è sicuramente come gli Zenith Vintage, perché a me gli Zenith Vintage, calibri manuali della serie 25, non piacevano molto. Cioè, paragonando un Omega, io preferivo un Omega rispetto a Zenith, sui classici, tra virgolette, solo tempo che si trovano anche nei mercatini, eccetera. Questo orologio invece si vede, declina un po' il solo tempo preso dall'El Primero. Lo vedete anche nella ruota di trasmissione che è collegata all'automatico, esterna come l'El Primero. Quindi ci sono delle caratteristiche, tra virgolette, di classe media, anche lì la frequenza 4 Hz, anche su quello. Lì sta a te se l'orologio piace, un orologio in venduto che monta quel calibro potrebbe essere anche sicuramente un'occasione, non so dal punto di vista economico, però un orologio che potresti portare a casa, perché qui fa la differenza soltanto de gustibus, quindi la Sì. scelta, no? Se l'orologio ti piace. Sì, Poi il per... calibro è sicuramente un Io, buon tu calibro. Michi, lo hai mai avuto un 670 per No, le mani? non ce l'ho mai avuto, mi sono informato così. Insomma, il calibro è un buon calibro, oggettivamente. È veramente una riedizione magra dell'El Primero, quindi è un calibro che funziona bene oggettivamente. E quindi rimane solo la scelta stilistica e la convenienza nel prezzo, ecco, questo non lo possiamo sapere, però se hai fatto la domanda, evidentemente l'orologio ti interessa, quindi sul calibro nulla da dire assolutamente. Qui abbiamo di nuovo Carlo che salutiamo. Sempre meglio fantastico. Allora, poi una domanda: dato che Michele nel video annuiva a Baume & Mercier le mani a 1873, vi chiedo per quando potrete un parere su questo calibro montato in passato su diversi brand. Ho letto che Sì. ha dei punti di contatto con il calibro dell'Omega del Moonwatch, anche se in rete ho visto notizie un po' discordanti. Personalmente posso dire che è sempre andato bene, anche piuttosto preciso. Complimenti per i vostri video, lo stile marchio di fabbrica ormai. Grazie Carlo. Michi, vuoi rispondere tu? Poi vuoi Sì, te possiamo integrare. il calibro ha dei punti di contatto oggettivamente, cioè la base è quella, quindi il calibro, se non vado errato, vado a memoria, è un po' più piccolo in termini di linee rispetto al 1861 Omega, però il calibro è più o meno quello, quindi l'affidabilità c'è. Io ho avuto vari orologini di quel segmento lì, tra cui Baume & Mercier, Hamilton, Hamilton, ricordo, Eberhard, quell'Hamilton è andato negli Hamilton, Stati Uniti, venduto negli Stati sì, Uniti, me lo esatto. ricordo. Quindi ho sempre avuto dei feedback ottimi, sia dal punto di vista funzionale, perché insomma è un calibro che va benissimo, si revisiona ovviamente per renderlo più fluido possibile e poi non dà proprio nessun tipo di problema, classico calibro carro armato. Sì. E sono anche piacevoli, i
proprio queste produzioni che mi pare fossero tipiche dei primi anni 90, erano più o meno tutte simili, cambiavano un po' i quadranti e i design, però tutti piccoline, 33-34 come, sì. come diametro. A me non piace. Eh? A te sì, a me no. Ma piace? Sì, mi piace concettualmente, non è un orologio che metto, però insomma è un orologio che quando mi è stato proposto ho sempre comprato, mentre altri orologi di quel genere li rifiuto, questi li compro sempre, li ho sempre rivenduti piacevolmente, ecco, anche perché sono molto affidabili. E questo per me è importante perché meno ritorni ho nel post vendita e più sono contento e tranquillo, insomma. Quindi sì, io ne penso bene. Ok, allora qui abbiamo Dario che ci chiede, bella domandina, vorrei chiederti cosa ne pensi dei nuovi Breitling Chronomat B041. Sono affascinato dal loro quadrante, spaventato dalle loro dimensioni. Tu hai avuto modo di provarlo, cosa ne pensi della meccanica? Io ho avuto uno Speedmaster coaxial ma non mi convinceva e quindi l'ho venduto, sto cercando di sostituirlo con un altro crono ma non mi viene in mente nulla. Avresti qualche suggerimento? Grazie Dario. In effetti Dario ha ragione, non è facile ragazzi trovare di orologi, c'è un mare sterminato, è un mare pieno di pesci, anche il mercato è pieno di orologi, però non è facile trovare un orologio. Prendete la penna, carta e penna e stilate i vostri requisiti, andrete a vedere che non è facile trovare un orologio. Io ho comprato un Tudor Black Bay che non ha il terzo contatore, eh. Attenzione, questa cosa un po' mi dà fastidio, mi dà un po' fastidio. Ma potevi prenderti il Daytona. No, vabbè, a parte gli scherzi. Lo Zenith. Il Daytona mi dà fastidio, per esempio, perché come sono fatto io, non ha la data. Ora mi direte di tutto di più, ma il Daytona non ha la data. Però ho capito, ma se io mi compro un orologio per tutti i giorni, io mi dimentico anche come mi chiamo certe volte. Tu vuoi tutto, perché sono sempre di la data, lo so, ho capito. La fase luna. Il Breitling 04, hai ragione. Ci vuole l'Omega automatico. No, il Longines con il 7750, oppure il Reduce anche con la fase luna. Natario, tutto. A parte gli scherzi, no? Si ride un po' per rendere leggero anche il video, però ha ragione Dario, non è facile. Io ho preso il Tudor che ha il contatore dei minuti sui 45 minuti, ma non ho le ore. Un bel cronografo, il Breitling 041 ha tutto, ha data, ha la minuteria a 60 minuti, al contaore, quindi è un cronografo completo. Ora il Tudor non ce l'ha, ma attenzione, più o meno siamo abbiamo la stessa condivisione di calibro, perché l'impianto è quello di Breitling, però ovviamente Breitling, che è la tenutaria tra virgolette del progetto, ovviamente ha fatto un calibro più completo che utilizza sulla sua gamma di Chronomat. Però ha ragione anche Carlo a dire che è più spesso. Lo spessore non ho fatto ricerche, se è dato dal fatto che abbiamo un contatore in più. Sto camminando sui carboni ardenti lì, non voglio dire una fesseria, perché so che Tudor, quando ha utilizzato il calibro l'MT5613, che è il cronografo del Tudor Crono, ha ridotto anche lo spessore nominale dell'orologio. Non so se è dovuto a qualche lavorazione sul calibro o sul design della cassa, questo devo accertarmene. Però devo dirti che è un buon calibro. Le dimensioni sono veramente però importanti. Sono importanti. Soprattutto in spessore, rispetto quindi il thickness, rispetto al... Ti è piaciuto? Thickness. Come lo utilizza sui disegni tecnici, thickness rispetto a quello del Tudor. Chronomat, sicuramente 45 mm, ma se fosse un 41, adesso non mi ricordo bene, e non so, ma se fosse utilizzato su un Breitling Chronomat 41, ci penserei un attimo io, perché potrebbe essere una scelta interessante, sì. Ma non sono sicuro che sia montato su un 41, spero di sbagliarmi, Dario, ma se fosse montato su un Breitling Chronomat 41 che riprende le linee del 1900, degli anni 90, beh, non sarebbe mica male. Poi, a me risulta molto grosso. Sì, quello sì, purtroppo sì. Non ricordo bene. È un orologio da sacripante, mica. Quindi, insomma, per i miei gusti questa cosa penalizzerebbe
perché altrimenti calibri del genere che esulano un po' i classici già visti, non mi viene in mente che cosa possiamo avere su quella fascia di prezzo. Beh, c'è Tudor, ma no, per quel motivo lì, se proprio la vogliamo dire. L'altro giorno parlavamo di Zenith, ma Zenith è il doppio, costa il doppio, quindi non, sì, su quella fascia di prezzo lì Sì, non Zenith c'è costa il nulla. doppio. Cioè, lì passiamo poi dal lago al missile, perché Sì. Zenith 38, 41, sì, certo. Questo qua è. Sì, c'è il 38, il 38 sì, che a me piace, però Guarda, Dario, oggettivamente è piccolo se mi però. viene in mente qualcosa te lo dirò. E poi passiamo all'ultima domanda. E qui abbiamo Lorenzo Foglia. Buongiorno Giuseppe, faccio i miei complimenti per i suoi video. Sono esaustivo, volevo fare una domanda. Ho visto che apprezza Panerai anche io. Ma ha mai visto dal vivo? Se sì, cosa ne pensa degli orologi U-Bot di Italo Fontana? Grazie, se vorrai rispondere. Sì, li ho visti a Baselworld. Era Baselworld 2014, se non sbaglio. Sì, l'ho visto in quell'occasione, mi sono fermato a parlare anche un attimino con la hostess dello stand e mi diceva una cosa particolare che tra l'altro loro Italo Fontana abbinano la vendita a delle degustazioni di vino sì, ma accostano il Questa vino non la agli orologi, sapevo, l'orologio lo conosco ma non lo non so se fanno sapevo. ancora questo tipo di politica, di Bello. marketing che trovo veramente italiana a tutti gli effetti. Certo. Un bel abbinamento giù in Toscana e quindi abbinano la vendita del vino, perché non so se hanno delle vigne o Delle cosa, tenute, con gli certo. orologi. Orologi che con Michi abbiamo visto, Michele li ha visti anche bene di persona, ma non parliamo però di un orologio. Cioè, ho visto che si montano dei 7750, un po' rivisti come diverse case fanno, però con queste linee. Quando vidi la prima volta un Italo Fontana, ho detto: cavolo, ma cos'è un Panerai questo qua? Perché Sì. ricordava molto anche queste ponti laterali per quanto riguardano i tasti, I alcuni che tasti. hanno, che ricordava un po' le linee di Panerai. Però poi quando vai a vederlo, vedi lavorazioni in carbonio, dei sistemi anche di protezione dei tasti che sono diversi da quelli del Crown Guard di Panerai. E poi altre cose, si utilizza anche il bronzo, ma sì, sono orologi belli che però hanno anche un prezzo anche abbastanza rilevante in Sì, alcuni casi, hanno un eh. prezzo non proprio trascurabile. A me non dispiacciono. Anche li trovo di personalità, anche questi. Sì, concettualmente vicino a Panerai, ma neanche troppo vicino a Panerai. Quindi diciamo che insomma, sono orologi che apprezzo, Sì. sicuramente non sono il mio genere personale, ma da appassionato posso dirne bene, insomma, mi piace il progetto, mi piace che sia italiano, che sia fatto con io punto tanto su questa cosa qua, con un'identità propria, sì, perché hanno una velata somiglianza così ai Panerai, ma così veramente accennata, quindi non la trovo troppo invadente, ecco, e quindi sì, a me piacciono, sì, montano ETA. Sì, montano ETA, non so E se quindi ETA o sono Sellita, ragazzi, questo non ve lo so dire, ma i movimenti sono quelli. E sì, poi. forse leggermente troppo su di fascia come prezzo, però giustamente si vogliono posizionare bene, si vogliono posizionare in una fascia media comunque e secondo me ci stanno anche riuscendo, quindi sì. Sì, perché poi non sono orologi popolari, no? Per tutti, ecco. Ci sono dei brand che puntano proprio ad una collocazione specifica sul mercato. E Esatto. potrebbe essere anche una soluzione per chi vuole andare in quella direzione. Va bene, questa è stata l'ultima domanda. Anche oggi abbiamo passato un po' di tempo insieme. Spero Sì. piacevolmente che vi siate sorbiti tutti i minuti che abbiamo messo a disposizione per voi e lo faremo ancora se ci invierete le vostre domande. Nei commenti sotto, ragazzi, potete inviare
le vostre domande. Non preoccupatevi se non abbiamo preso tutte le domande, il tempo un po' tiranno certe volte, quindi dobbiamo far fronte. Però abbiamo Michele ed io, abbiamo una scaletta dove andiamo ad archiviare le vostre domande, dove pian Piano piano poi piano cerchiamo di le rispondere a tireremo tutti. fuori e vi risponderemo. Vi ricordo Assolutamente. ancora, ci vediamo domenica, Sabato, sabato, scusate, sabato, sabato 19 19 marzo marzo a Parma. a Parma. Ciao a tutti e a Ciao presto. ragazzi, ciao Ciao! grazie.